intanto ringrazio la presenza di chi ha sentito l'esigenza di essere stasera qui. Noi, come abbiamo fatto nella battuta poco fa, questo non è un'assemblea cittadina, perché abbiamo pensato di... ma era anche una prova. Devo dire che sono deluso, cioè sono deluso dal fatto che noi abbiamo tante testate giornalistiche e purtroppo queste occasioni non le cogliamo. Perché poi ci lamentiamo sulla comunicazione. Io non entrerò subito nel merito di alcuni argomenti, ma farò una riflessione politica che coinvolge la nostra comunità, tutti noi. Noi ci troviamo in una situazione abbastanza strana, voi in situazioni nazionali, regionali, ma anche quelle locali. La crisi dell'attuale amministrazione, che possiamo dirlo chiaramente, è una crisi pesante e devastante. Non si era mai visto nella storia del paese, io che faccio politica da diversi anni, che neanche dopo 6 mesi un gruppo dell'attuale gruppo maggioranza si stacca e fa un comizio. Le polemiche, le fibrillazioni ci sono state sempre. Cioè noi abbiamo 2 persone che hanno sostenuto, che rappresentano un gruppo, quando sembra, della compagine che si è candidata, che poi ha oggi governa il nostro paese, che si è staccato e ha fatto un comizio. Cioè questa è una cosa storica, penso che sia importante sottolineare nella storia. Sicuramente il sindaco Comune non è riuscito a fare questo, è un fatto importante. Cioè, 2 persone ci stanno e fanno un comizio in cui spiegano e hanno detto delle cose che non erano presenti, abbastanza... Erano 2 persone. A sentirsi comizio? No, 3 persone che si sono cercate. Questo non penso che sia valutazione sua, perché... No, questo è per questo non penso che sia valutazione sua, perché bisogna capire 10 persone che c'è, giusto? Perché poi se qualcuno una persona si stacca e poi ci sono 100 voti o ce ne sono 200, ci sono persone che sono... la maggioranza che non neanche hanno consigliere comunale, perciò allora a questo punto facciamo il conto dei voti, perciò dico questo, ma è un fatto politico che non era mai successo a questo mondo. È un fatto politico il fatto che dopo neanche un anno un consigliere comunale ritiene opportuno distaccarsi vicepresidente, ma non per questioni marginali, perché abbiamo saputo in quella lettera, in quell'intervista, che ci sono delle lettere abbastanza delicate firmate da 8 consiglieri, da 5 da 8 consiglieri. Perciò dico, questa riflessione dobbiamo farla sulla crisi che sta vivendo il sistema politico castellanese. E io invito in tal senso ognuno di noi a fare una riflessione, che poi noi viviamo in paese come ci vivono tanti altri, non abbiamo l'abitudine di vivacchiare in piazza, noi facciamo altro nella vita, in piazza ci stiamo poco, però quando ci stiamo, quando ci arriviamo, per fortuna cogliamo il calore del paese. Ad esempio io, che il sindaco più di una volta mi ha detto che devo volare alto, perché ho fatto il sindaco per 10 anni, io sono andato, noi devo dire tutto, il gruppo nostro ha cercato di volare alto in questi anni, in questi mesi, di non fare polemiche esterne. Io lì ancora una volta invito la stampa a fare il raffronto quello che è successo negli anni passati, nei 20 anni passati, sulle polemiche sterili che avevamo pure innescato in serate interi consigli comunali su argomenti che erano di una marginalità totale, tipo ad esempio di come si sistemava in processione il corteo, si era messo davanti, messo dietro, cioè a questi livelli siamo arrivati negli anni passati. Noi queste cose non le abbiamo fatte, abbiamo cercato di tenere alto il dibattito politico, abbiamo posto alcuni argomenti seri. Però me ne accorgo una cosa, io colgo questa occasione per una riflessione insieme, perché il problema non è di questo gruppo consiliare o del Partito Democratico o del centro-sinistra che si pone, il problema è nostro, del nostro paese. Io, Giuseppe Alcatella mi diceva, è normale, quando in cui c'è un'amministrazione che si muove, che macina argomenti e che porta nel dibattito politico tante cose, è normale che si apra il dibattito. Ora non possiamo però, e questo è l'invito che ripeto sempre, faccio, appiattirci per tutto ciò. Noi siamo in una situazione di totale appiattimento dove non c'è più nessun stimolo, nessuna critica, nessuna considerazione, nessun atteggiamento costruttivo su cose delicate che stanno succedendo nel suo paese. Io non so se ve ne siete accorti, ma vi invito a farlo,
di come c'è l'invasione dell'alluminio nel nostro paese. Fate una passeggiata nelle nostre strade, c'è la gente che cambia gli infissi e il legno l'abbiamo dimenticato. Io l'ho segnalato personalmente io al sindaco, perché dopo la prima, la seconda, la terza volta, ognuno ci ha detto il sindaco, in questa strada, in questo momento sta succedendo questo, in quella strada, in quel momento hanno messo l'alluminio. E allora io credo che lì noi stiamo perdendo alcuni elementi importanti che sono della nostra storia, della nostra tradizione, del nostro modo di gestire il nostro territorio. Basta l'invito, e l'invito ai giornalisti a farsi un giro per il territorio, a vedere gli abusivismi che ci sono, i lavori che solamente non sono. E noi abbiamo segnalato queste cose anche agli organi ufficiali che si devono muovere. Tutto questo sono cose delicatissime. Quello che dico stasera è impegnativo e serio, perché ci ricordiamo che noi nel giro, e voglio capire le sensibilità che ci sono dentro questa maggioranza, se si sono perse sul sacrificio o sul coso di un incarico dato a qualche parente in qualche consiglio di amministrazione o a qualche amico all'interno di un assessorato o di qualche altra cosa. Cioè io dico, ci sono cose che stanno succedendo nel nostro paese che gridano, e lì ci ricordiamo è che noi nei prossimi anni tutte queste cose non riusciamo più a recuperare. L'immagine che abbiamo dato nel nostro paese, non soltanto da parte di quelle persone che sono sedute qui, ma da parte di un gruppo di persone che hanno inteso la politica che si pone con la qualità del centro storico, la qualità delle insegne, la qualità dei prospetti, la qualità degli infissi. Cioè, questo è un lavoro che abbiamo fatto insieme tante persone, e oggi si sono persi, cioè, oggi non si guardano più tutte queste cose. Io, supportando questi due esempi, ma ve ne potrei raccontare tanti altri. Come esempio, come mai la stampa castelbonese non ha denunciato con forza che siamo l'unico comune nel mondo, sicuramente non in Italia, nel mondo, che abbiamo chiuso l'asilo nido? Cioè, nel mondo, neanche i paesi in via di sviluppo chiudono gli asili nido. Noi l'abbiamo chiuso, ma la cosa più drammatica di tutti è che l'abbiamo dato in gestione, perché abbiamo fatto un avviso pubblico, a una società esterna. Io sono stato accusato, anzi, noi siamo stati accusati, che in questi anni, negli anni passati, abbiamo cercato di aiutare a crescere l'imprenditoria o il gruppo di giovani, le professioni castelbuonesi, ma non si era mai visto a Castelbuono che due strutture pubbliche siano affidate a due enti fuori di Castelbuono, il Parco delle Rimembranze e l'Asilo Nido. Tutto questo ci deve fare riflettere e capire qual è l'azione. Noi abbiamo fatto l'altro giorno un'iniziativa qui in questa sala, noi parliamo come comunità, per parlare di finanziamenti che vengono dati agli agriturismi con la società privata. Noi abbiamo un'agenzia di sviluppo che si chiama Sosvima, a cui diamo 33.000 euro l'anno, che ha questo compito. Io ho chiamato il presidente della Sosvima e ho detto, se è invitato di venire a Castelbuono a fare, non so neanche se sono stato invitato. Cioè, noi abbiamo fatto questa cosa con la società privata, in altri momenti scandalo di dare cose così pericolose, comitati, gruppi, oggi tutto questo si tace. Allora io ritengo che noi abbiamo detto, vogliamo cambiare atteggiamento. Io ho avuto sollecitazione, lo dico con grande serenità e con grande, di grandi elettori del sindaco Tumeno, che sono venuti a chiamarmi, abbiamo parlato, mi hanno detto dovete cambiare atteggiamento. O vi muovete con determinazione e alzando il dibattito, se no non ce la facciamo più. E questo ci fa piacere. C'è un riconoscimento del nostro capacità di coinvolgimento, perché noi invitavamo tutti, ma non due ore prima, tre ore prima, un giorno prima. No, tutte le iniziative che vediamo, insomma, ad esempio, voi credo che siete accorti che noi, in molte iniziative, io non sono presente, ad esempio, ma perché mi hanno invitato due ore prima, tre ore prima, il giorno prima. Cioè, qualcuno è convinto che noi stiamo in piazza o facciamo un lavoro che ci permette di liberarci quando vogliamo. Per fortuna gli impegni non ci mancano. E invitarci, questo signore ad esempio si lamentava ed è un grande elettore del gruppo attualmente in maggioranza, io quando tu eri sindaco tutti gli inviti li ricevevo, tutti, ora non li ricevo più. Allora, come vedete, ci sono tante cose che bisogna incominciare ad attenzionare. Io ho elencato alcuni che non sono marginali, che non sono, che sono quelle della partecipazione, del coinvolgimento, del poter
questi che si muovono nel nostro comune, che sono quelli dello sviluppo del nostro comune, urbanistico, ambientale. E allora io ritengo che non è una battaglia che può fare il gruppo consiliare o i partiti, tipo il Partito Democratico, siamo un partito organizzato per la festa buona, che facciamo attività politica, e perciò non può diventare un carico. Questa cosa si muove se c'è un coinvolgimento di tutti, se la gente se ne accorge che non può venire soltanto, perché io ho fatto mentre il professore in questo paese, l'assessore, da consigliere comunale, da sindaco, di non ascoltare soltanto la piazza. Che la piazza, nel senso inteso, quando tu passi e uno ti fermo per raccontarti le cose. In quel momento ci può essere la cosa momentanea, la rabbia personale. Noi abbiamo sempre inteso che il confronto invece è molto molto più ampio, un confronto anche serrato, duro, però che ti porta a tutto questo deve avvenire, che sta crescendo, non ce ne accorgiamo, non è una cosa che non ce ne accorgiamo, però ci accorgiamo anche che è un crescere di questo malessere da parte del popolo, della gente. Quel gruppo che si è sempre intestato di poter diventare di un'intelligenza nel nostro paese, noi lo vediamo assente oggi. Ad esempio, non so se vi è capitato, mi è capitato due volte già, di chiamare l'ufficio turistico del nostro comune e ti risponde un altro numero, un numero privato. Cioè, questa è una cosa drammatica e gravissima. Cioè, l'ufficio turistico del comune, io chiamo e mi risponde un numero. Ma lei lavora al comune? No, io sono nel mio ufficio. E mi ha fatto la telefonata del mio ufficio, cioè, dal ufficio turistico. Dice, cioè, l'informazione turistica non vediamo più noi, mi dà un privato. Noi chiederemo al sindaco perché questo avviene e dobbiamo chiedere agli uffici se tutto questo è possibile. Come esempio, noi facciamo un lavoro di smontare un ufficio turistico che posso garantire, alla luce della mia esperienza di quei 20 anni di attività dentro una compagine che ha cambiato le sorti di questo paese, ma anche alla luce di quello che continuo a fare oggi, girando, confrontandomi con gli altri per crescere. Il nostro ufficio turistico era uno dei migliori uffici turistici che c'è in giro. Tenete presente che c'è proprio un ufficio turistico. Non so chi di voi è andato a testare l'ufficio turistico di Taormina, io sono andato a quello di Rimini, per l'attività che svolgo in un altro comune. Eppure il nostro era, quando noi l'abbiamo attenzionato, basta proseguivamo, un ufficio che faceva statistica, un ufficio che faceva informazione, un ufficio che era informato di quello che succedeva nel nostro paese, dentro lo comunicava agli altri, ma in un momento importante lo stiamo affrontando, che è quello che stanno partendo gli centri turistici. Ci stanno partendo gli centri turistici e io mi auguro che l'amministrazione comunale ne abbia conoscenza di qual è il ruolo del distretto turistico. Non abbiamo due distretti turistici, quello della Targa Flora e quello territoriale. E nell'attività del distretto turistici si stanno scrivendo, ci stiamo lavorando, chi ha voglia di lavorarci, ci stiamo lavorando, per vedere la missione di questi distretti turistici, perché c'è un distretto turistico, quello territoriale, che ha 1.025.000 euro di finanziamento, e quello della Targa Flora che ha 700.000. Perciò messi insieme noi abbiamo un pacchetto di 1.700.000 euro in questo territorio da spendere per i servizi del turismo. E in questa operazione, ad esempio, una delle idee che erano a me, era quello di dire, poi dobbiamo fare la prenotazione online, cioè il turista irlandese vuole prenotare nel nostro territorio, ci sono oggi meccanismi che esperti di me sanno come funzionano e ti permettono, e io all'epoca pensavo di candidare il nostro ufficio turistico, perché mi auguro che non concentriamo tutte queste cose in una realtà, ma facciamo in modo diffuso su tutto il territorio del nostro comprensorio. Allora, la prenotazione online si potrebbe fare nel nostro ufficio turistico, anche perché io credo che noi abbiamo delle dipendenti, alcune sono lì, alcune sono state spostate, che sono sicuramente brave a confrontarsi anche con l'Europa, perché hanno fatto un'esperienza negli anni passati e oggi sono messi da parte per una vendetta oggi, ma sono ragazze e signore che sono brave a dialogare con l'Europa, cioè con la Commissione Europea, con la Romania, con la Germania, con l'America, che se noi non ci dipendente è stato pure a Montreal a fare promozione del nostro territorio. Allora una delle idee era quella di dire
possiamo noi pensare a una cosa del genere, in queste cinque macro aree che stiamo discutendo come distretto turistico per dargli un ruolo? Eppure oggi noi quando chiamiamo un futurista ci risponde un privato, che è una cosa gravissima, ve lo ripeto tante volte. Un altro aspetto degli esempi che noi ritengo dobbiamo incoraggiare a inquadrare come comunità di questo luogo, perché ripeto non è una battaglia nostra. Voi immaginate, io lo ripeto diverse volte, io ho fatto il sindaco per 10 anni e devo dire che l'ho fatto con grande soddisfazione, cioè, mi sono passati molti decenni, dato di governare una comunità, poi di averlo fatto in un certo modo. Immaginate se uno può scadere nella polemica sterile, che non l'abbiamo voluto fare in questi mesi e non la vogliamo fare, però vogliamo spostare l'attenzione per dire che noi non possiamo questo paese bloccarlo. Allora, quello che ha detto il nostro capogruppo è importante. Noi chiediamo al Consiglio Comunale, perché è l'unico referente che abbiamo, non ci sono altre forze politiche a queste cose. Il nostro segretario del partito ha fatto 2 lettere aperte. Non mandato 80 giorni, abbiamo mandato all'interessato, che era il sindaco, che poi ha mandato 2 giorni, in cui gli ha detto queste cose, siamo disposti al confronto, al dibattito, facciamo. In altri momenti era normale, perché un po' di grossore in pace c'era, subito di confrontarci. Ci siamo accorti che la stampa di queste cose sempre non se ne accorge, nessuno ha scritto niente della fuga, se possiamo chiamarla così, del sindaco al dibattito, al confronto. Capisco che la stampa è interessata ad altre cose, noi non siamo interessati alla polemica specchiola, se c'è quello che passa da qua, quello che passa da lì, non ce ne frega niente, ognuno si assume le sue responsabilità. Come ad esempio quando c'è stato quel comizio di quelle 3 persone di cui parlava fa Spalvino, non siamo arrivati al consiglio successivo a fare, che forse per l'indomani il consiglio, a fare polemica, in altri momenti sarebbe stato il consiglio comunale, per 2 cose. Perché noi capiamo che ci sono delle dinamiche interne, ed ecco l'altra riflessione che vi faccio. Perché avviene tutto questo? Tutto questo avviene perché quella compagine non è una compagine che ha un'identità culturale, programmatica, unica, comune, una tradizione. Quello è stato un insieme di persone che si sono messe insieme perché c'era l'obiettivo di vincere le elezioni. Punto. Non ce ne frega niente, niente, di dare risposte a questa nostra comunità. Tant'è che dall'indomani, anzi, da sotto il palco, durante la campagna elettorale, sono emerse le contraddizioni. E noi, per rispetto, sbagliando, non l'abbiamo fatto messo in evidenza. Quando ci fu una sciarra di una caccia giapponese fra un consigliere comunale candidato e il sindaco, che si sono, diciamo, tra virgolette, come si dice in Svizzera, bagnate, lo potevamo raccontare noi nel comizio successivo. Non l'abbiamo fatto. Perché era normale questo dibattito interno a una compagine così composta. Noi abbiamo sbagliato a non farlo. Oggi stiamo pagando questo prezzo che è carissimo per il nostro paese, perché qui è l'inizio di un percorso che è sempre lì, perché Giuseppe, il nostro capogruppo stasera, ha elencato una serie di anomalie che ci sono, di assessori sfiduciati, di assessori che prendono posizione, di consiglieri che fanno lettere, di un malessere che non è fomentato da noi, questo è importante sottolineare, non è fomentato da noi, perché noi non abbiamo accettato questo. Altri negli anni passati hanno vissuto la loro vita quotidiana fomentando altri, che poi in questa fase stanno dimostrando il loro fallimento politico grossissimo. Però c'è questo malessere. Allora tutto questo ci deve far riflettere anche nel futuro. Cioè, nel senso che non possiamo fare noi compagini amministrative per le campagne elettorali tanto per farla, perché si deve vincere, perché anche altri movimenti che vediamo in paese ci accorgiamo di questo. Noi negli anni passati siamo stati sempre coerenti, attenti ad avere un profilo culturale, un profilo programmatico, un profilo istituzionale alto, e ci siamo sempre resi orgogliosi. E quando qualcuno ha cercato di innescare la polemica per capire che era sterile, io mi distacco, non prendo posizione perché il capogruppo, anzi il vice capogruppo è un altro e non è una persona che piace a me,
minoranza in consiglio comunale, abbiamo avuto anche voti contrari in consiglio comunale, ma il nostro confronto è stato con il paese, con la gente, con il paese reale, con le esigenze dei cittadini, delle forze produttive. Giuseppe ha elencato alcune situazioni drammatiche che ci sono. Noi, l'ha detto Giuseppe, il 23 dicembre, che non ero presente in quell'assemblea, abbiamo detto che si cambiava passo. Perché? Perché non abbiamo potuto dare l'alibi a nessuno di dire c'è l'ostruzionismo della minoranza, c'è l'ostruzionismo di chi ha perso l'elezione, ancora sento in qualche blog, anzi un'altra cosa che è noto, questo è giusto che me lo faccio notare ancora a voi, perché non penso noto soltanto io, noto pure voi. Vedete i commenti che ci sono sui blog, vedete sentate la stessa cosa di questi commenti che ci sono periodicamente, ma sugli argomenti quelli di un certo peso non c'è mai nessun commento. Delle fesserie anche noi, certo, proprio di avere dibattito, si apre cose, ma su comunque argomenti forti. Tutto questo io ritengo che deve farci riflettere, perché ci sono argomenti importanti che si pongono all'attenzione del dibattito del nostro paese, non soltanto da noi, ma anche da altri. E lì purtroppo non vediamo tanto dibattito e tanta riflessione. Allora concludo dicendo che è normale che noi dobbiamo cambiare passo. Dobbiamo cambiare passo perché noi chiediamo alla società castellonese, al paese, di confrontarsi per insieme, per vedere qual è il futuro che vogliamo in questa nostra Castelbuono, un futuro che è stato cancellato in un anno, non si parla più di niente. Voi immaginate che nel bilancio del comune non abbiamo messo un euro per fare progettazione, un euro. Noi continuando così, i prossimi progetti non avremo più per prossimi. Col rischio che corriamo che quando ci saranno i prossimi bandi non avremo nessun soldo per poter essere un progetto pronto per partecipare ai bandi, anche perché poi lo spiegheremo meglio in certe occasioni, il fatto di disabilità, quello che si è fatto, quello che abbiamo fatto negli anni passati, quello che si farà nei prossimi mesi, perché a differenza di altri noi abbiamo anche l'umiltà capire come si muovono le cose a livello nazionale, qual è la scelta la politica nazionale vuole fare su alcuni passaggi importanti che hanno delle influenze sul patto di stabilità. Io credo che noi dobbiamo fare una riflessione importante, perché da quello che sembra gli scenari stanno cambiando, perché c'è la volontà politica anche da parte del mio partito di imporre nella prossima agenda, ci sono tutti gli elementi anche tecnici, giuridici per poterlo cambiare. E allora quello che abbiamo fatto noi è stato di grande lungimiranza, lo spiegheremo meglio la prossima volta. Perciò dico, noi questo dobbiamo fare. Allora io colgo l'invito, non so che ha fatto questo, l'ha fatto con l'esame, di ritornare nei dibattiti, io penso che dobbiamo andare nei quartieri, come l'abbiamo fatto nel 92, lo ritorneremo a fare perché ho 51 anni oggi, ma mi diverte, mi piace confrontarmi con la gente, anzi quando ci esco nei quartieri ci vado o mi incontro con la gente, il calore è bellissimo, più di quando ero sindaco, questo lo devo dire. Perciò ritorneremo nei quartieri, ritorneremo a parlare con la gente nei nostri quartieri della primavera, ora, e lo faremo, con tutto quello che significa raccogliere e dare anche idee. Come ritengo sia giusto sottolineare l'apertura che dobbiamo fare con un incontro, sicuramente con le forze produttive e sociali del nostro paese. Chiudo dando una risposta sempre al Pontesano, sul discorso della 10 volte. Quella sarà una risposta. Quella sarà una risposta che avremo con un'interrogazione che farà al prossimo Consiglio Comunale, perché c'è una cosa gravissima. Vi ricordate, io venivo appellato come quello superficiale. Però si sta facendo una cosa gravissima, però. Che tutti quei scienziati, quei campioni, come dice il sindaco Pace, quei campioni, ora mi permettete di parlarne pure di Campo Frisio, che mi parlano di nuovo io, permettete che parlo pure io, giusto? Quei campioni, se ne vuoi se parlo di qualche giorno all'assemblea cittadina, lo dice quei campioni. Ad esempio lì siamo fatti delle ordinanze, che alcuni cittadini hanno impugnato davanti al prefetto. Il prefetto ha dato ragione all'amministrazione comunale. Noi allora poi non abbiamo subito proseguito perché c'era un problema che qualcuno si era appellato al giudice di pace. Oggi sono esentive delle ordinanze, sono esentive. Cioè noi stiamo facendo calpestare la dignità dello Stato,
cioè la prefettura rappresenta lo Stato, noi rappresentiamo lo Stato, ma noi comuni non dobbiamo fare regalo, se non ha comune come facciamo più comuni, se dobbiamo fare per volete qualche amicizia, evitiamo. Ma la prefettura, cioè, la prefettura ha detto che le organizzazioni erano giuste, ne abbiamo parlato in un consiglio comunale, oggi sono ancora toccato. C'era una direttiva da parte dell'amministrazione comunale di allora in cui chiedeva di fare una verifica anche su altre strade, via Geraci, via Ginevra, via San Pietro, quanto più. Io torneremo con l'interrogazione su questo, perché vogliamo capire cosa stanno facendo gli uffici, perché se forse qualche funzionario del comune, anzi, qualche dipendente, non è funzionario questo, ha altri compiti, o si è ritagliato i suoi compiti dentro il comune, che è quello di bloccare ad esempio l'autorità edilizia di Castelbuono con sue recuperazioni mentali, io credo che stiamo sbagliando di grosso, perché l'edilizia è un fattore importante nel nostro paese e chi vi parla è stato sempre da una parte che non abbiamo mai pensato che significa bruciare territorio, è un fattore importante, ma permettere al nostro paese di non bloccare un settore importante come l'edilizia facendo il recupero, la riqualificazione, è un altro importante. Non possiamo andare dietro all'atteggiamento di qualche dipendente, no? Dipendente di questo comune che per suoi capricci personali non trova altro che ritardare tutto. Allora, sono tutte cose che noi dobbiamo attenzionare perché è le male del futuro del nostro paese. Poi sui grandi progetti ci ritorneremo, perché questo paese nei 20 anni passati aveva iniziato un percorso di grandi progetti e vogliamo capire che fine hanno fatto e quali sono le alternative. Non avete detto che per forza andava bene un progetto che abbiamo indicato noi, ma diteci qual è l'alternativa a questo paese, qual è la missione che questo paese ha, perché se la missione di questo paese è quello di stare fermo, come ha detto poco fa la signora Danna, ci ricordiamo che ci appartiamo, e quello che sentiamo in questi giorni è allarmante, sia da parte delle edilizie, da parte della ristorazione, sia da parte delle altre attività imprenditoriali del nostro paese. Allora, noi tutto questo non vogliamo caricarlo sull'amministrazione comunale perché saremo migliacchi, non lo siamo stati mai, non abbiamo cambiato mai tecnologia o comunismo in tal senso, ma c'è una compartecipazione. Oggi è il momento importante di dire dentro la crisi nazionale e italiana qual è la partita che giochiamo noi, qual è la partita che gioca la comunità di Castelbuono, non l'amministrazione comunale, la comunità di Castelbuono. E io ritengo che quella partita, come l'abbiamo giocata negli anni passati, non negli ultimi 5 anni, negli anni passati, questa comunità la deve rigiocare. La fase alterna è stata passata negli anni passati, ma è normale che sia così. Questa comunità la deve rigiocare. Oggi ci accorgiamo che il problema dell'attuale amministrazione è alto, il riposizionamento sovracomunale, e questo l'abbiamo detto noi, se vi ricordate, durante i comizi, il problema era questo di alcuni. Noi abbiamo definito sempre il paese, cioè, prima di tutto il paese, lo sviluppo di questo paese, l'unità di questo paese, che nessuno si deve permettere di calpestare questo paese, in tutti i sensi. E poi altro, ci siamo riusciti negli anni passati, poi qualche volta faremo l'elenco delle occasioni che abbiamo raccolto negli anni passati, di quello che stiamo cominciando a perdere in queste ore, perché purtroppo voi molte cose non le sapete, ma stanno succedendo sempre per questa distrazione che c'è, e però bisogna cominciare ad attenzionare, cosa succede dentro i distretti turistici, cosa succede dentro il Gallo, cosa succede dentro la Sociofima, in Sociofima ci andiamo all'assemblea fra un mese, cosa succede dentro il parco, cosa succede in tutti gli organismi nel patto dei sindaci, cosa succede in tutti gli organismi sovraccomunali dove noi siamo stati protagonisti attivissimi, no? Attivissimi. Io credo che è importante la rete dei castelli, ci siamo dimenticati le casette, li abbiamo ridotto a fare altre cose, a fare raccolta dell'immondizia, cosa gravissima, perché quello è un finanziamento regionale che serve per fare promozione dei prodotti dell'agricoltura, del territorio e non per mettergli lì posizionamento per fare l'isola ecologica. Allora, sono tutte cose che io mi auguro, questa mia riflessione a voce alta, che abbiamo fatto stasera, serva, perché, ripeto, non è una battaglia o una iniziativa che vogliamo prendere con noi. Noi possiamo pure stare fermi a guardare quello che sta succedendo, perché quello che sta succedendo, vi posso garantire, è tutto a vantaggio nostro. Ma sappiamo benissimo che non è giusto
per il nostro paese e vogliamo che questi incontri, è stato fatto apposta così, potevamo fare l'assemblea cittadina, potevamo fare il dibattito in piazza Margherita, abbiamo avuto fatto apposta così perché volevamo parlare con chi vuole, è giusto che sia, dimostrare tanta attenzione nelle cose che succedono nel nostro paese. E io mi auguro che da stasera, con la stampa castelbonese, con l'informazione castelbonese, si possa scegliere da simpatie e antipatie, perché poi ci sono antipatie e ci dobbiamo dire, sono cose che dobbiamo guardarci fuori quando siamo per i fatti nostri, ma siccome voi avete un ruolo importante, importantissimo, noi abbiamo un ruolo importante, che è quello di rappresentare le istanze di un paese, ma voi avete il ruolo di denunziare, nel senso buono, di criticare, di aprire dibattiti, di aprire confronti, di essere uno di una comunità. E chi vi parla che ha avuto sempre un momento anche di scontro e di polemica, certe volte non è iniziato da me, con la stampa, la ritenuta, la ritiene sempre importante. Ho fatto una scelta dopo che fui per fare il sindaco di scegliere a chi salutare e a chi non salutare, ad esempio, giusto, ma queste sono scelte personali. Ma quando siamo nelle funzioni nostre, che sono quelle poi quelle di comunicare alla gente quello che succede, ma non soltanto scrivendo quello che succede e basta, scrivendo il notaio, ma anche essere di stimolo, e noi quello di continuare a fare il nostro compito, che è quello di impegnarci in politica con una cosa che ci hanno trasmesso i nostri padri, sia politici che personali, di servire questo paese, la comunità come impegno sociale, non approfittando del nostro ruolo per fare noi lobby e clientele e niente. E la nostra storia l'ha dimostrato fino a oggi, può darsi che domani impazziremo e saremo lì a prenderci tangenti, a sistemare figli, a sistemare cognati, a sistemare amici, ma fino a oggi la nostra storia è stata quella di essere a servizio della collettività, non soltanto quella locale, ma quella dove abbiamo operato, perché ci crediamo molto alla politica come servizio. Cioè, anche le polemiche di questi mesi di alcuni gruppi politici che sono nati, a me personalmente non mi toccano, cioè perché penso a tutti quelli che siamo qui e che conosco io, in questo nostro impegno politico non ci toccano, perché la politica per noi si prende missione. L'abbiamo fatto con grande passione, ci siamo divertiti pure a fare la politica, ma con questo impegno. Quando qualcuno dimostrerà che noi con la politica ci siamo arricchiti in tutti i sensi, gli economici, il nascimento, allora ci vergogneremo di aver fatto politica e ci chiederemo anche privata chiedendo scusa. Ma fino ad oggi tutto questo non può, sicuramente nessuno ce lo può dire. Allora, con questo spirito di missione che vogliamo continuare a fare, perché crediamo, vogliamo che i nostri figli e noi dobbiamo arrivare in questo comune, ma non soltanto chiusi in questo comune, in questa comprensoria, in questa Sicilia, continueremo a impegnarci a fare bene. Vi chiediamo di non lasciarci sole e di insieme, non con un unico pensiero, ma nel dibattito aperto, costruire un qualcosa che non serve soltanto a noi, ma a tutti quelli che ci guardano e a quelli che vogliono vivere in questa terra. Grazie. Bene, mi pare che abbiamo detto tutto. Un suggerimento. Maria Teresa. Su quelle che sono le responsabilità della nuova amministrazione, ognuno si ha le responsabilità della stampa. Io qui, in quanto facente parte, seppur io oggi sono qui come cittadina, in quanto non sapevo neanche che era una conferenza stampa, se non che Sconari mi mandava un invito personale, quello con me. Mi assumo le responsabilità per quella che è il mio operato. Io però una riflessione la faccio, un suggerimento, dovreste ritornare forse a radicare nel territorio. Perché io dico una cosa soltanto, una mia riflessione, che può essere più o meno discutibile, può essere un po' probabile, in verità, ed è giusto che sia così. Se noi in così brevissimo tempo, io non faccio sconti a nessuno, non faccio sconti soprattutto alla stampa di cui faccio parte, e il sindaco Gigi lo sa benissimo, perché spesso abbiamo parlato anche della parrocchia a cui appartengo. Il problema fondamentale è se noi perdiamo così facilmente, se noi perdiamo, allora parliamo anche della tutela dell'ambiente, parliamo anche di quel che perdiamo quel senso estetico, no? Il tizio in alluminio. Forse dovremmo riflettere se non abbiamo saputo.
appunto non abbiamo saputo volutamente, ci è sfuggito forse aver saputo praticare qualcosa nel territorio. Perché questa amministrazione comunale, nel bene, nel male, io non sto dicendo per carità, perché all'inizio la si attenziona per vedere quello che si fa, no, vediamo come si muove. Forse un radicamento nel territorio, no, non è un discorso inutile. Forse un radicamento nel territorio, forse aver volato alto, perché se mettiamo un piatto nella bilancia, il Castelbuono nell'amministrazione che è stata il ventennio di centrosinistra ha volato alto, seppur con tutte le problematiche e con tutte le negatività, altrimenti saremmo dei e saremmo perfetti, non è di questo mondo. Forse però abbiamo perso quella che è il radicare nel territorio, il costruire una cultura radicata che nonostante il mutamento di prospettiva di un'amministrazione che può avere o no una linea programmatica su cui sono più o meno d'accordo, su cui si spaventa anche di prendere una decisione su cose ovvie, forse il cittadino però alcuni suoi costumi li avrebbe dovuto mantenere. Questo è il suggerimento che vi do, di ritornare, di radicare nel territorio, quindi di rieducare dal punto di vista politico. È vero, la stampa ha un luogo per me fondamentale, quello di rieducare. E forse dovete, qualcosa è saltato, perché 6 mesi e un mutamento di amministrazione mi sembrano un po' anche pochi, con le responsabilità di questa amministrazione, però per dare anche un'immagine secondo me completa di quello che sta succedendo. Grazie. Io la provocazione sua, come ti sento, vuol dire qualcosa, la provocazione sua, no, un suggerimento, la suggerimento sua l'accetto, la provocazione senza cuore, l'accetto, però c'è un altro aspetto, io sono venuto a ragionare, anche tutto quello che succede nel nostro costume, anche a livello nazionale e regionale, se non dimentichi che noi viviamo in una realtà come quella italiana, dove ancora il 30%, il 25%, di persone votano una persona che è la fedina penale, ce l'ha più lunga di tutti i delinquenti del mondo. Cioè, costituzione, tutto abbiamo lì, corruzione, tutto, giudici, tutto, cioè, quello che vogliamo fare. Questa non è una giustificazione per noi. A Castelbuono, che cosa per parte mia è successo? È successo un aspetto che il momento in cui si è fermato quel fattore che era di dibattito politico impegnato, serio, e si è fermato questo dibattito perché c'è stata la scelta di alcuni di volere in un certo qual modo escludere dal dibattito stesso una parte. Tanto è vero che io come posso leggere il mettersi insieme di persone, cioè io quando un giorno lo racconteremo, io lo dico, al momento in cui riuscirò a trovare il tempo e la serenità personale, non politica, di scrivere qualcosa, scriverò alcune cose sulla mia esperienza di questi anni, siccome penso deve essere una memoria molto viva. Ad esempio, io faccio una riflessione così da 3 anni. Io ci mi gioco con persone che io cercavo di mediare nel ruolo che avevano di sindaco, di componente del movimento democratico di Castelbuono, che oggi sono insieme contro di me, e prima si odiavano fra di loro. Le cose che sono dette non sono irraccontabili anche alcune cose. Allora, io dico, oggi si è cercato di cancellare, utilizzeremo la radio, la nuova radio per fare queste trasmissioni con stessi inquadri che saranno ascoltati, non so per dire tante cose. Perciò oggi c'è subito questo, c'è successo che alcuni hanno cancellato anche la loro identità. Pur di vedere un percorso fatto e dimenticando tutto quello che abbiamo fatto, tutto quello che si è portato avanti, ma quando si chiude l'asilo nido è una cosa drammatica, giusto? Quando si sono, allora io vi invito questa sera, che è una riflessione che stiamo avendo insieme, io ho iniziato a fare politica da piccolino e mi ricordo della mia assemblea che mi ha fatto all'aula consigliare, io ero allora impegnato nel Partito Comunista, poi sono stato anche segretario della transizione, eravamo io da padrone, c'è anche qualcun altro, eravamo 10-12 persone, e lì c'erano i politici che erano potenti, che si ma come fare, non c'è. Ebbene, io ritengo che quelle cose, quelle riunioni sono servite a buttare il seme del dibattito, e poi siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto. Lo stesso discorso dobbiamo iniziare a fare ora.
Perché ad esempio io vedo dei movimenti in giro molto strani, che persone che erano usciti fuori dalla scena politica castelbonese per tante vicende che racconteremo sempre, molto oggi tu ritrovi di nuovo in campo, perché si sta muovendo un qualcosa che mette insieme. Allora io dico che da stasera, anche perché questa riflessione la stiamo facendo non soltanto per noi, ma siamo in diretta, deve partire questa impostazione. Cioè io, infatti, la sua sollecitazione la prendo per buona, cioè nel senso che noi non ci dobbiamo fermare, il ritorno nel quartiere, l'incontro con le categorie. Io ritengo che anche quei documenti che abbiamo fatto noi sui capi settori, ad esempio, dobbiamo discutere con voi, visto che il Consiglio qua ci ha impedito di discutere queste cose, noi prenderemo quei documenti, se li daremo prima, e faremo degli incontri specifici in cui discuteremo tutto quello che è. Perché non dimentichiamo che la macchina del comune, la macchina del comune è un'importante attività che il comune fa, quando si blocca la macchina del comune si blocca tutto. Allora, noi dobbiamo riniziare questo percorso, lo faremo con grande tranquillità, perché siamo preoccupati, perché quando manca la politica ci sono altri poteri che si sostituiscono alla politica, e noi tutto questo non lo possiamo permettere in questo paese, non l'abbiamo permesso negli anni passati, anzi l'abbiamo debellato, non lo possiamo permettere neanche nel futuro. Allora su questo noi saremo attenti, e il livello di guardia io penso che sta per essere superato, e da questo momento in poi, già dal 27 dicembre, ma ancora una volta abbiamo dato un qualche mese, io credo che noi dobbiamo cambiare passo, dando questo ruolo forte alla società che si è messa.